avvertirmi. Quando è arrivato? Un'ora fa. Ho fatto una passeggiata. Le dispiace se sono venuto qui ad aspettarla? No, no. Tutt'altro. Ecco. È qui che la dottoressa Hilda Barras sacrifica la sua solitaria giovinezza in nome dell'umanità e della scienza. Arthur mi ha detto che lei sta diventando una celebrità. Oh, sì. Sono matura per il premio Nobel. Non mi lamento. Sir Walter Sandy, il primario del reparto chirurgia, mi ha scelto come primo assistente. Primo, non prima. Mi ha preferito a un plotone di colleghi maschi. Ah, e c'è un altro sintomo del successo. Alex, il vecchio custode del cancello, adesso mi saluta chiamandomi per nome. Ah, David, mi scusi. Lei non è qui per ascoltare le mie chiacchiere. Sì, ho visto Jenny. Dove? La prego, mi dica tutto. Potrebbe essere una grave colpa non dirglielo. L'ho riconosciuta in un gruppo di persone condotte in ospedale per accertare il loro stato, dopo la sorpresa della polizia in un locale equivoco di Soho. Poi ho cercato di parlarle. Ero perfino riuscita a procurarmi il suo indirizzo. Le ho telefonato alla sua pensione, ma se n'era già andata senza lasciare traccia. David, spero che lei possa fare qualcosa. Jenny è così giovane. È scomparsa 3 mesi fa da Randwick. E sua madre me lo scrisse. Ma solo per sottrarsi ogni responsabilità. Forse, se non fosse morto il bambino. Il bambino non era mio. E lei me lo ha detto. Perché me lo ha detto? Il mio era un dolore pulito. E lei mi ha sporcato anche quello. Forse sperava che lei, David, ne soffrisse meno. Ci ha sempre provato gusto a farmi soffrire. Non è mai stata veramente mia. Nemmeno per un minuto. Io credo soprattutto che Jenny sia terribilmente infelice. E io? Allora? Lei ha un lavoro in cui crede. E per il quale vale la pena di vivere e di lottare. Per me è lo stesso. Io mi reputo fortunata. Sei Walter. Non sono mai arrivata dopo di lui. Mi scusi, David. E venga a trovarmi quando vuole. Aspetto notizie. A presto. Dottoressa Barras, l'ascensore. Grazie, c'è anche la scala, no? E pertanto neghiamo ogni responsabilità e respingiamo ogni punto circa l'aumento semestrale degli infortuni in questa azienda. Cordiali saluti, eccetera, eccetera. Saluti d'obbligo, basta. Sa dove abito? Beh, come sua segretaria. Ma non c'è mai venuta. Stasera alle 7. Ma, signor Bonzo. Molto carine, ma troppo nude. Li troverà stasera in brillanti. Salve, Jim. D'accordo? Caccia riservata? Ma no, figurati. Allora, ci vai o no a Twiskel per i funerali di tuo padre? È una gran seccatura, ma credo proprio che dovrò andarci. D'altronde sono figlio unico. E quel bestione, a modo suo, era un uomo in gamba. E che orgoglio. Da vivo non mi ha mai rotto le scatole. Al suo posto, con un figlio ricco, avrei smesso di lavorare e mi sarei fatto mantenere. Se vuoi, tuo padre al cimitero ci andrà in compagnia. C'è una notizia da Sliske. Stanno per terminare i lavori straordinari compiuti in miniera per riportare alla luce le salme dei minatori vittime del disastro di pochi anni fa. Questa generosa, in verità costosa, iniziativa di Arthur Barras, attuale gestore durante la malattia paterna,
già che ci vai, dai un po' un'occhiata alla situazione Barras. Ah, lo conosco benissimo. Meglio così? A saperlo prendere potremmo cavargli un buon contratto per il COP. Un contratto cautelativo. Appunto. E perché no? E poi non mi dispiace farmi rivedere in paese. Gli invidiosi non mancano mai. Ma la maggior parte della gente mi rivedrà con simpatia. Sono figlio dominatore anch'io e ho avuto successo. C'è quel David Fenwick. Una volta tu mi hai raccontato... Ah, no, quello non sa niente. Che interesse avrebbe a piantarmi ora una grana? Sua moglie se l'è filata via da un pezzo. Me lo scrisse lei stessa, bussando a quattrini, da Londra. Naturalmente, io tu non gli hai risposto. Perché Arthur l'ha fatto? Adesso tutti ricorderanno e mi odieranno come mi odia lui, mio figlio. Non è vero, Arthur non odia nessuno e tu lo sai. L'hai sempre detto che è troppo buono, troppo generoso. Se ne stavano lì in pace, sepolti nella miniera. Io non volevo che morissero. Ma certo, tu non hai la minima colpa della disgrazia. C'è stata anche l'inchiesta. È mio figlio, il mio erede. E sarà contento solo quando distruggerà la miniera. Ma io non glielo permetterò. Io guarirò. Presto. Certo che guarirai, lo dicono anche i medici. Dov'è l'infermiere? Lo chiamo. E portami un impermeabile. Voglio che lui mi accompagni fuori. All'aperto. Con questa pioggia? Un po' di pioggia non mi ha mai fatto paura. Mi piace. Mi piace l'odore di terra umida. Di erba che nasce. Sbrigati. Il signor Joe Golan si è offerto di sostenere tutte le spese per erigere un degno monumento alle vittime della miniera. Lo ringrazio per la generosa offerta, ma soprattutto per l'idea. Sarebbe un monumento ai caduti anche questo, come per i soldati in guerra. E in cambio, che cosa chiede il signor Joe Golan? Lo conosciamo tutti, da un mucchio di tempo. Chiedo soltanto che il nome di mio padre sia aggiunto agli altri. Ma se tuo padre è morto di cirrosi epatica a furia di bere? No. Per me è no. Mio padre, Big Charlie, come lo chiamavate tutti da 30 anni, non ha sempre lavorato qui dentro, affrontando gli stessi sacrifici e gli stessi pericoli. Pericoli? Ma se lo sanno tutti che non ha mai voluto scendere nel pozzo. Era il controllore alla pesa. Vorrei sentire la persona che ha più diritto a far valere il proprio parere. Anche lui rappresenta i minatori. Ha perduto padre e fratello nel disastro. Ed è consigliere comunale di Sliskey. Tu che ne dici, David?
Io non ho niente in contrario. David! Lo vedete? Sì. Tuo padre è morto al suo posto di lavoro. Il che non significa che fosse un buon compagno. Durante gli scioperi è sempre stato uno dei capi dei Crumiri. E nemmeno in testa, ma dietro le spalle degli altri. Pace all'anima sua, ma era un gran vigliacco. Come te. Cosa? C'è modo e modo per vendicarsi. Il vecchio Slogar era orgoglioso dei miei pugni. Ve lo ricordate? Potrei sistemarlo a modo mio. E questo verme rappresenta i minatori. Golan, nel mio ufficio... Barras. Non dovevamo parlare d'affari. Vieni, David. Questo è di Nigel. E questo di Hilda Barras. E di Todd? Ma non ce n'è uno di tua moglie. Non avrà letto la notizia sui giornali? Sì, sarà così. David. Che c'è? Quel bambino assomiglia a Sam, vero? Io vorrei fare qualche cosa. Vada a lei e dille che hai avuto torto. Io? Sì, tu. Non è così, forse? Sì. Forse hai ragione. Io ho pensato male di lei. E invece è una brava ragazza. Da quando Sam non c'è più. No, anche prima. Quando lui era al fronte. Nessuno ha potuto dire niente di lei. Nessuno. Lo vedi che sei tu che devi fare il primo passo? Si è fatta anche più bella. Adesso. Ecco, il bambino lo tiene bene. George. Ma perché Sam non lo ha chiamato Robert, come suo padre? C'era un altro bambino che si chiamava Robert. Vedi, io non so trovare le parole, ma quando ho rivisto tuo padre e Ugo, come se se ne fossero andati ieri. Dicono che è la miniera che li ha conservati così. Ma io penso un'altra cosa. Dio ce li ha voluti ridare. È come se fossero ritornati. Ma che dici? Robert di certo voleva tornare. Io non so se faccio bene a dartelo. Che cosa? Gli ho trovato un biglietto. In quel pugno di marmo. Dov'è? Dammi quel biglietto.
Sì, sì, capisco. Ma il suo parere? Va bene. Grazie comunque. Arrivederci. Janice non viene, ha un'ispezione a Leeds. Il suo parere sì. Ci avrei giurato. Joe Golan ha chiacchierato un bel po' con lui prima di ripartire per Tyne Castle. Io sono proprio indeciso. C'è il pro e il contro. Sì, ma il contro è pesante. Questa penale in caso di mancata consegna del minerale è troppo grossa. E non è neppure contemplata la causa di forza maggiore. Ma via, non si può mai sapere quello che accade. È una clausola capestro che suo padre, Arthur, non accetterebbe mai. Purtroppo tocca a me decidere. Insomma, lei è per il no. Decisamente. Anche se mi rendo conto che rinunciamo a un bel guadagno. Si potrebbe riparlarne con Joe. Questo sì. Chiedergli una clausola meno coercitiva e rischiosa per noi. L'ho fatto anche stamattina, mezz'ora fa. Se modifichiamo il contratto, lui non lo firma più. Bel porco! Dice che se anche la guerra è finita, la sua fonderia lavora a pieno ritmo e deve a sua volta garantire con penali la consegna improrogabile dei manufatti ai clienti. È troppo rischioso. Il filo bancario riaumenterebbe. E c'è un'altra considerazione da fare, la più importante. Maggiori utili ci permetterebbero nuovi miglioramenti nelle miniere e nel trattamento del personale. Di fronte a questo vantaggio, i margini di rischio vanno allargati. Scusate. Entra, David. Devo parlarti, Arthur. Torniamo dopo. Tanto è già deciso, no? Siediti. Se tuo padre fosse quello di prima, avrei parlato di fronte a loro. Ma tu stai facendo molto per i minatori. E non so se è il caso di riaprire la questione con conseguenze imprevedibili. Allora, all'epoca del disastro, tu mi chiedesti la verità. E io ti risposi che avevo dei dubbi, ma nessuna prova. Ora posso dirti che vedevamo giusto, tutti e due. Ecco il biglietto che mio padre ha scritto prima di morire. Perché io sapessi. Lo stringeva ancora nel pugno. Sì, Arthur. Quei 92 morti devono proprio pesare sulla coscienza di tuo padre. Ma nemmeno questa è una prova. Tuo padre esprime una sua convinzione. Una certezza. E lavorava qui da 30 anni. La prova adesso puoi cercarla come vuoi. Se tuo padre non l'ha distrutta, prima o poi salterà fuori. Comunque sta a te giudicare. Grazie, David. Vorrei che tu mi considerassi un amico. Siamo amici, Arthur. Per quello che pensi e senti e per quello che fai. Ma è fatale che un giorno o l'altro ci troveremo ai due lati del fosso. Perché? Perché tu credi che fondamentalmente il sistema sia giusto e che bastino concessioni e miglioramenti per sanare ogni magagna. Io sono convinto invece del contrario. Che sia marcio. Che non basta questo. Se è così, spero di convincermene anch'io. Comunque, se ci troveremo di fronte, nei momenti brutti, potremo sempre guardarci in faccia. E darci anche la mano. Torbid in Irlanda, dichiarazioni del cancelliere dello scacchiere.
Le industrie britanniche, problema base del dopoguerra. Il cataclisma provocato dal lungo e cruento conflitto mondiale determina indirettamente la necessità di nuove organizzazioni e di nuove sistemazioni dell'industria britannica. Data la situazione attuale, le... Oh, Arthur, sei tornato prima oggi. Vado subito a prepararti una buona tazza di tè. Quale altro guaio hai combinato alla miniera? Credi davvero che non sappia quello che succede? Persone fedeli mi informano, persone furbe, che sanno che sono sempre io il padrone e che tornerò presto per cacciarti via e per salvare la miniera. Robert Fenwick. Stringeva nel pugno un biglietto quando l'hanno ritrovato. Non voglio sapere quello che c'è scritto e non voglio più sentir parlare di questa storia. Adesso se ne stanno tutti in pace, in terra consacrata. E tu sei un carnefice in queste condizioni. Tu conservi tutto. Sei un maniaco. Non butti via uno spillo. Dove sono le vecchie mappe della zona scappa? Eh? Non ci sono. Non ci sono mai state. Dammi le chiavi della tua scrivania. So che le hai in tasca. No. No. Sto male. Vattene! Carol! Carol! Alan! Alan! Richard! 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 Signor Barnes! Che succede? Dottor Linder, presto! Sì! Pronto? Centralino! Portami di là. Lo tengo io. Richard.
Speriamo che questa inattesa ricaduta non rallenti troppo o blocchi addirittura il processo di guarigione che era già in atto. Anche ieri aveva tentato di alzarsi. E c'era quasi riuscito. Venite, lasciamolo riposare. E ricordatevi che qualsiasi altra emozione potrebbe essere di fatale.